Allora, oggi abbiamo un lunghissimo episodio di cui ovviamente riassumeremo varie parti e poi altre le leggeremo, che è l'episodio di Eurialo e Niso, che parte dalla sequenza 6 in cui Eurialo e Niso chiedono il permesso e poi partono per chiamare Enea, vedremo perché, e una parte in cui sembra che tutto stia andando molto bene e poi invece una parte in cui tutto finisce tragicamente. Qui dal titoletto si capisce già che c'è la morte di entrambi. E allora ripartiamo dal 176 e qui però riassumo molto. E Niso, che è quello un po' più grande, guerriero un po' più grande, quello che era scivolato e che aveva fatto quello scambesto nella gara di corsa per far vincere il suo amico Eurialo, che era più giovane, e Niso era di guardia a uno dei sette porti di guardia. Vi ricordate, c'erano sette porte, c'erano sette bivacchi intorno dell'esercito di turno, dei rutuli, e in uno di questi di guardia dentro la città era Niso. E a Niso viene l'idea, dice: senti, dice Eurialo, che è suo amico, appunto, stanno lì di guardia insieme, dice: senti, a me viene voglia di cercare di andare a chiamare Enea, perché loro sono assediati, hanno l'ordine da Enea di non accettare battaglia, però stanno facendo un po' la figura dei vigliacchi. Allora dice, andando a guardare nelle esplorazioni dei giorni scorsi, mi sono accorto che se si passa questo bosco, poi si può arrivare a Pallanteo. E siccome loro sanno che Enea è andato a Pallanteo a chiedere aiuto, non sanno che in questo momento Enea sta dall'altra parte, perché da Pallanteo Enea è andato invece a Cerveteri, diciamo, dalle parti di Santa Marinella, di Civitavecchia, a prendere l'esercito. Loro non lo sanno. Quindi pensano di poter andare a chiamare Enea, che sta poco sopra, cioè 20 chilometri da Roma, perché venga a guidare l'esercito, a dirigere le operazioni, perché sono in guerra. E allora, di cosa si è accorto Niso? Che vi ricordate che avevano fatto il bivacco i rutuli? Facendo il bivacco, a furia di bere, di giocare, si erano addormentati quasi tutti. Quindi dice, effettivamente si può approfittare della situazione, passare attraverso il campo e non ci fermano, non ci vedono, perché sono talmente sicuri che si sono messi a bere e poi alla fine pian piano si sono addormentati tutti. E Eurialo dice, però tu non puoi andare da solo, scusa, vengo anch'io, siamo molto amici, sono già a pagina 335, storico, ripeto, sto assumendo molto, mica penserai che io non abbia il coraggio di venire anch'io con te, anche se sono giovane. E Niso dice, no, ma certo, sono sicuro che il coraggio ce l'hai, però tu ricordati che l'unica madre che è venuta di tutte le donne troiane che sono state lasciate poi in Sicilia, tua madre invece, siccome tu sei giovane, è voluta venire ed è venuta qui. Allora io non vorrei che poi finisse male, e mi spiacerebbe molto, sempre un discorso del dolore dei genitori se vedono la morte dei figli. Tu sei giovane e poi mi piacerebbe che tu potessi seppellirmi se per caso le cose andassero male, perché così so che ho qualcuno che mi vuole bene e che mi può seppellire, sempre per quell'altro problema di essere seppelliti per non restare 100 anni a girare in attesa che qualcuno seppellisca. E quindi al verso 216 e seguenti sottolineiamo un attimo questo punto. Non vorrei essere la causa di tanto dolore a tua madre sventurata, che sola osò seguirti fra tante madri, ragazzo, e non si curò della città del grande Aceste. Però, Eurialo dice, guarda, io ho deciso, perché è maggiorenne anche lui, può decidere anche lui, io ho deciso
andiamo a parlare con i capi, ma io vengo, cioè, non c'è storia. E quindi vanno e trovano nel campo che c'è la riunione dei capi. Adesso vedremo chi sono. C'è la riunione dei capi su che cosa fare, perché dicono: beh, certo, dovremmo mandare qualche messaggero, ma chi è che possiamo mandare? Siamo circondati, siamo assediati. E in quel momento in cui si stanno domandando chi è che potremmo mandare, arrivano loro due. Sono qui in piedi, giriamo già a pagina 337 e Iulo per primo li accolse trepidanti. Allora segniamo che c'è, intanto c'è Iulo, chiaramente, che è il figlio di Enea e quindi è il capo. Comandò a Niso di parlare. E allora Niso rispiega la cosa. Dice: signori, abbiamo visto che di lì si va a Pallanteo. Abbiamo visto che le guardie dei rutuli stanno dormendo. Allora chiediamo il permesso di andare a attraversare il campo nemico, superarlo, raggiungere Pallanteo e chiamare in aiuto Enea. E allora Iulo, anzi il più vecchio che c'è, a 246, Alete, dice: o dei patri sotto il cui presidio permane Troia, non avete deciso di distruggere completamente i teucri se producete simili animi di giovani e cuori tanto sicuri? Cioè, se abbiamo dei ragazzi così in gamba, ce la possiamo fare ancora, non è finita, perché abbiamo dei ragazzi veramente coraggiosi, perché loro stavano pensando: come facciamo a chiedere a qualcuno di andare a fare una cosa così pericolosa? E invece si presentano due volontari. Parlando stringeva le spalle e le destre di entrambi e rigava di lacrime il volto e le guance. Si commuove. E quali degni premi valorosi per questa gloria io penso che vi si possano rendere? Prima i più belli ve li daranno gli dèi e la vostra indole, poi gli altri ve li consegnerà presto il pio Enea e Ascanio, non toccato dagli anni, cioè ancora giovane, che mai sarà in memoria di tanto merito. Questo qui che è il vecchio dice: io penso che sia Enea, quando arriverà fra poco, sia Ascanio vi sapranno ricompensare molto bene. E allora qui c'è un bel discorso di Ascanio che ci leggiamo al 257. Sì, io, la cui sola salvezza è il ritorno del padre, questo è detto molto bene in latino, alcuni anni abbiamo fatto anche delle scritte, sola salus genitore reducto, al verso 257. Cioè, io non sono capace di guidare questo esercito, l'unica mia speranza è che ritorni mio padre e che mi possa aiutare, cioè possa prendere lui in mano. Per i grandi penati, Niso, l'area di Assarago, il sacrario della candida Vesta, io giuro, quindi fa un giuramento solenne sul fuoco sacro di Vesta, qualunque sia la mia fortuna e fiducia, la pongo nel vostro grembo. Richiamate il padre, restituite la sua presenza, riavutolo, nulla sarà triste. Cioè, se torna Enea, io sarò veramente vi darò, e dice i premi che pensa di dare: due coppe formite d'argento, cioè cesellate, tutte decorate d'argento, sbalzate di fregi che il padre prese nella vinta risba, una coppia di tripodi, due grandi talenti d'oro, dei pezzi d'oro, dei lingotti d'oro, un cratere antico che offrì la Sidonia di Done. Ma se ci toccherà in sorte di prendere i vittoriosi d'Italia, di conquistare lo scettro e di assegnare la sorte della preda, dice, se poi battiamo turno, io vi offro una cosa ancora più importante, più bella. Hai visto il cavallo su cui turno andava a Auro nelle armi? Quello e lo scudo e il rosso cimiero escluderò dal sorteggio fin d'ora i tuoi premi, Oniso. Niso, ti darò il cavallo di turno e tutte le armature d'oro e di e il cimiero rosso del re, no, quindi un premio coi fiocchi. Inoltre il padre ti darà 12 bellissimi corpi di donna, 12 prigionieri, ognuno con le sue armi, cioè schiavi, schiave, eccetera.
E quanto di terra possiede il re Latino? Prego. Proprio, comunque, può avere premi così pregiati, però comunque mi aggiunge la sua vita. Certo, e infatti. E poi dice a Euríalo un'altra cosa, che sarebbe bellissima, e poi però noi sappiamo già che cosa finisce, ma a te, ammirevole ragazzo, che la mia età segue più da vicino, tu sei poco più grande di me, Euríalo. Io già accolgo con tutto il cuore e abbraccio come compagno in ogni vicenda. 277, cioè dice, io ti nomino già adesso mio scudiero. Cioè, come Acate è lo scudiero di Enea e lo segue dappertutto, tu, d'ora in poi, se tutto va bene, cioè adesso vai a fare questa cosa, se poi va tutto bene, sarai il mio scudiero. Non cercherò nessuna gloria senza di te nelle imprese. Pace o guerra che io faccia, avrò massima fiducia in te, di fatti e di parole. Euríalo gli risponde così: nessuna giornata mi accusi impari ai forti ardimenti, mi basta, poi sopravvenga la sorte favorevole o avversa. Dice: non mi interessa, mi premi, io voglio fare questa cosa, che vada bene o vada male, ma sopra tutti i premi di uno solo ti prego, però ti prego di una cosa. Ho con me la madre dell'antica stirpe di Priamo, a cui sventurata prego. Ma secondo lei Enea quanti anni? Enea dovrebbe avere sui 45 anni, una cosa del genere più o meno. All'epoca era. Che all'epoca era una buona età, beh, aveva ancora suo padre, che quindi aveva avuto sui 70 anni quando era morto, più o meno, possiamo immaginare. Beh, tenendo conto che all'epoca mediamente moriva qui. Bene, dice, io ho ancora mia madre. Ora la lascio ignara di questo pericolo qualunque sia e insalutata mi siano testimoni la notte la tua destra, poiché non potrei sopportare le sue lacrime. 289 dice, perché adesso io non vado a salutarla, perché se mi piange poi io non parto più, quindi la lascio così, però ti chiedo una cosa, ma tu prego consola la misera, soccorri l'abbandonata. Cioè, se va male, soccorrila. Lascia che porti questa speranza di te. Andrò più audace incontro a tutte le sorti. Turbati dal danno di piansero, più di tutti il leggiadro Iulo, gli strinse il cuore l'immagine dell'amore paterno. Cioè, Iulo dice, caspita, qui sta succedendo, come se io partissi senza dire niente a Enea e rischio la vita per il nostro popolo. E lui sta rischiando la vita e rischia di non vedere più sua madre, e sua madre rischia di non vedere più lui. Beh, allora, lui. Allora parla esattamente così: riprometti quanto sia degno della tua grande impresa. Lei mi sarà madre e solo le mancherà il nome di Creusa, che era sua madre. Né una piccola riconoscenza attende l'aver avuto un simile figlio. Qualunque sarà l'esito dell'impresa, giuro sul mio capo, sul quale il padre soleva giurare. Dice, giuro, e non gli viene in mente niente di più importante. Dice, mio padre giurava sulla mia testa, allora giuro anch'io sulla mia testa. Ciò che prometto a te nel ritorno della fortuna propizia, lo stesso attenderà tua madre da stirpe. Cioè, la famiglia di tua madre sarà importantissima per me. Come tu, se sopravvivi, sarai il mio scudiero, se rimangono solo loro, avanti! No, scusa. Quanto state voi qui? Noi ci siamo, gli dico di abbassare il volume. Così dice in lacrime, e insieme sfila dall'overo la spada d'oro che l'Icaone di Cnosso fece incrunante mirabile e l'aveva adattata maneggevole alla guaina d'avorio. E qui ognuno dà dei doni. Mnesteo, quindi i capi sono Iulo, Mnesteo dà a Niso una pelle, scambia lei col fido Alete, Alete era questo anziano che abbiamo visto. Sì, no, non c'entra niente. Sì, d'accordo, c'entra. Cioè, assomiglia, non lo so. Subito si mettono in marcia armati, tutti vanno, ecco qui.
Virgilio ci fa capire che finirà male, come l'abbiamo detto tante volte con la musica che anticipa. Dice: il leggiadro Iulo, mostrando anzitempo un animo e un pensiero virile, cioè da uomo, affidava molti messaggi da portare al padre, ma tutti li disperdono viventi e li donano vani alle nubi. Cioè, Iulo dice un sacco di cose da riferire a Enea, ma tutte queste cose finiranno nel nulla, e quindi ci fa già capire dalla musica che mette che finirà male. E siamo arrivati alla partenza, e quindi adesso abbiamo la strage notturna di Euriano e Niso. Loro escono e si trovano davanti in una situazione molto particolare, molto favorevole, perché effettivamente si sono tutti addormentati. Credo. Che vuol dire strage? Strage vuol dire uccisione. Uccisione. Uccisione di molti. Uccisione di molti. Usciti superano i fossi e nell'ombra della notte si dirigono al campo nemico. Prima sarebbero stati di eccidio a molti. Sull'erba vedono corpi rovesciati dal sole e dal vino, carri col timone alzato sulla riva, uomini tra briglie e ruote, giacere insieme a armi e otri. Per il primo, l'Irtacide, cioè Niso, parlò così, prego. Sì, e in particolar modo fa quello che succede nei film. Cioè, ti fa capire dal tipo di musica che c'è se va a finire bene o se va a finire male. Sì, per esempio, ci può essere una sensazione, ma se metti una canzone per ti fa un effetto, e se no ti fa un altro effetto, esattamente. Euriano, osiamo col braccio, la situazione ci invita, la via per di qua. Affinché nessuna schiera possa coglierci da tempo, provvedi, vigila da lontano. Io seminerò strage, ti guiderò in un vasto solco. Così dice, frena la voce. Cioè, senti, noi adesso attraversiamo il campo. Sono tutti addormentati questi qui. Allora, per evitare anche che questi sveglino e ci inseguano, tu rimani un attimo indietro, io vado avanti e faccio una strage, li ammazzo. Così, diciamo, poi abbiamo la via spianata anche per passare tranquillamente. Adesso sottolineiamo quanti ne ammazzano, perché ne ammazzano già. Così dice, abbiamo già detto, assale con la spada il superbo Ramnete, primo, 325, che sospesi i tappeti stiamo segnando, se non avete le mail non potete segnare niente, e ammucchiati, spirava sonno dal profondo del petto, era re e augure, gratissimo al returno, ma con l'augurio non poteva allontanare da sé la rovina. Dice, beh, questo era una specie di profeta, ma non ha profetizzato la sua fine. Vicino uccide a 329 tre servi che giacevano a caso tra le armi. Lo scudiero di Remo, non Remo, Romo le Remo, ma alla briga trovato sotto i cavalli col ferro, squarcia il collo riverso, poi decapita il loro padrone, lascia il tronco rantolante del sacco. La terra e i giacimenti si intendono caldi di nero umore. E ne ha già uccisi uno, il tre, un altro. E siamo a 5. E anche l'Amiro e l'Amo e il giovane Serrano. Siamo a 8. Che aveva giocato fino alla notte più tarda, bellissimo d'aspetto, giaceva con le membra vinte dall'eccesso del Dio, cioè avrebbe avuto troppo. Fortunato se senza intervallo avesse pareggiato il gioco alla notte, preparendolo fino alla luce. Beato lui se avesse continuato a giocare tutta la notte. Invece, se è addormentato, è stato. Come un leone digiuno che sconvolge un gremito ovile, lo spinge una fame furiosa, addenta e trascina le tenere pecore mute di terrore, ruggisce con le fauci insanguinate. Sembra un leone quando prende un ovile, è molto affamato, e allora ne uccide anche di più di quelle che gli servono da mangiare di pecore, le uccide tutte. Poi c'è una storia che magari vi racconterò nell'ora prossima, se c'è tempo. Una storia vera, è successa di un orso qui sui monti del Parco Nazionale d'Abruzzo. Qua. Che è successo 20 anni fa più o meno, era stato chiuso fuori e invece a un certo punto è riuscito a entrare in un ovile e ha ucciso tutte le pecore.
non per mangiarle, ma perché era un piatto, diciamo. è la stessa similitudine, cioè assomiglia. Sì, poi mi parlerò. Non minore la strage di Euriro. Euriro vede che Niso sta uccidendo e dice: oh, ma anch'io mi do da fare un po', ammazzo un po' di gente anch'io. Ardente anche gli imperversa, nel forte assale una grande anonima folla. Fado, Ermeso, Reto e Abari, inconsapevoli, questi quattro. Poi uno di questi invece non era così. Reto si era svegliato e tutto vedeva, cenandosi atterrito dietro un grande cratere, si era nascosto dietro un vaso pieno di vino. Mentre si alzava, Euriallo gli immerse da presso la spada in pieno petto ed estrasse con molta morte. Quegli emette l'anima purpurea, morendo rigetta vino misto a sangue. Vedete che comincia a fare queste scene proprio schifose, che fanno capire quanto è brutto. È brutto proprio tutto quello che succede in guerra. Questi fervido in calza nell'anguardo. Si apprestava ai compagni di Messapo. Lì vedeva morire l'ultimo fuoco e legati secondo l'usanza i cavalli bruciare l'erba. Quando brevemente Niso, a un certo punto Niso vede che anche lui, anche Uria lo sta uccidendo, lo sentì trasportato da troppa foga di strage. 343. Smettiamo, disse, perché si avvicina la luce nemica. Ci siamo vendicati abbastanza. Si apre la via tra i nemici. Basta. Andiamo, se no, perché la luce nemica? Le fiaccole. No, la luce del mattino. Perché li possono vedere, si svegliano, poi li vedono. Cioè, svegliamoci, se no stiamo qui, poi ci provo. Lasciano numerose armi di guerrieri, forgiati in argento massiccio, crateri, bei tappeti. E Uria lo afferra, adattandole alle spalle inutilmente forti, ci fa capire quanto finisce male, le borchie di rannete da tracolla a parte d'oro, che un tempo ricchissimo Celi comandò in dono a Remulo Tiburtio, stringendo amicizia da lontano. Quello momento la dà in possesso al nipote, dopo la morte i ruduli se ne impadroniscono guerreggiando in battaglia, storie di oggetti preziosi. E qui lo dobbiamo sottolineare, 365-366. Poi indossa l'elmo di Messapo. Messapo è quindi qui è morto, la prima volta, è quello che muore tante volte. Agevole e adorno di creste. Si mette questo elmo di Messapo, bellissimo, e questo è un errore grave. La adesso la vedremo perché l'avevano accennato. Perché stanno arrivando frattanto cavalieri mandati dalla scoperta dalla città latina. Quindi sta arrivando uno squadrone di cavalieri che arriva dalla città latina, è poco prima dell'alba. E quindi stanno arrivando per dare i rinforzi. Mentre il grosso dell'esercito andavano e portavano a turno risposte del re. 300 tutti armati di scudi, guidati da Volcente. Segniamo anche questo: il capo, 370, è Volcente. Già si avvicinavano al campo e arrivavano al muro quando li scorgono lontano piegare in un sentiero a sinistra. L'elmo tradì il memore Euriano nell'ombra luminescente della notte, rifulse percosso dai raggi. C'è la luna e mentre loro vanno brilla un raggio di luna, lo vedono e vedono che c'è del movimento. Ovviamente non sanno chi sia, però come si fa in guerra gli danno l'alto là. Alto là, chi va là, fermo sparo. Questi sono i tre ordini che si danno adesso, cioè se uno sta facendo la guardia, vede qualcosa che si muove, dà tre volte l'ordine, dopodiché al quarto spara, cioè se quello non si ferma, alto là, chi va là, se mi rispondi, mi fermo, fermo, sparo, e se non si ferma, mi sparo. Alto là. Cioè, le regole di ingaggio adesso sono queste qui. E infatti dice, fermatevi uomini, che ragione all'andare? Che soldati siete? Dove vi dirigete? Tre domande? Nessuna risposta. Essi non si fecero incontro, ma fuggirono veloci nel bosco e si affidarono alla notte. E allora ci sono nemici. Cavalieri, circondiamo il bosco. Quindi, i cavalieri
e circondano il bosco. E... era una vasta selva irta di cespugli, di elci, quindi i lecci famosi che abbiamo no. qui giù. Dopo. E dovunque la riempivano fitti rovi, lucevano rami, sentieri per viste occulte. Ostacolo ne uriano, nelle tenebre dei rami, la pesante preda, e il timore lo trae in inganno con la direzione delle vie. E uriano è più appesantito perché ha preso troppo puntino. Miso è più esperto, sa scappare meglio e riesce a uscire prima che arrivino i soldati. E Miso s'allontana, incauto oltrepassa il nemico e i luoghi che dal nome di Alba si chiamarono Albani, allora pasture, i colli Albani, cioè va adesso i colli Albani, in realtà un po' più di là, comunque sì. Ma io non capisco perché non hanno detto qui va tutto bene, non preoccupatevi, perché parlavano un'altra lingua nel rasco, quindi si sarebbero fatti, ti ricordi che anche durante lo scontro all'inizio stavano tutti zitti per non farsi sentire, perché sennò dalla voce sentivano che erano amici, quando si erano messi le armature degli altri. E quando si ferma e si volge inutilmente all'amico scomparso, e Uriano, infelice, dove mai ti ho lasciato? Per come seguirti? A un certo punto si accorge che Uriano è rimasto dietro, dentro il cerchio, e lui è fuori. Ripercorrendo tutto l'incerto cammino della selva ingannevole, insieme scrutando le orme e le percorre ritroso, erra tra i cespugli silenti, riesce a rinfilarsi dentro tra un cavaliere e l'altro e va a cercare dove sta Euriano. Ho dei cavalli! Come si può rinfilare dentro? Ce la fa, cioè riesce a evitare di essere intercettato, però sente i cavalli. Ho dei cavalli, ho dello strepito e il richiamo degli inseguitori. Non passa lungo tempo quando gli giunge agli orecchi un clamore e vede Euriano. Già tutta la torma, con improvviso tumulto impetuoso, trascina lui oppresso dall'inganno della notte e del luogo, lui che tenta invano ogni difesa. Hanno preso Euriano. Che fare? Con quali forze e armi oserà salvare il giovane? O si getterà per morire sulle spade nemiche e affretterà con le ferite la bella morte? Rapidamente ritratto il braccio, vibrando l'asta e guardando l'alta luna, prega così. Allora dice, basta, io adesso faccio qualcosa, perché se non faccio niente mi dispiace troppo non provare neanche a difendere Euriano. Prega la luna, perché c'è la luna, tuo dea favorevole, soccorri la nostra sventura, bellezza degli astri, Latonia custode dei boschi. Se mai per me il padre Irta comportò doni alle tue aree, io vi accrepi con le mie cacce, vi appesi alla volta del tempio, cioè ti ho pregato tante volte, fa che sconvolga quella schiera, guida l'arma nell'aria, disse con lo sforzo di tutte le membra, scagliò il ferro. L'asta volando flagella le ombre della notte e di fronte colpisce lo scudo di Sulmone, 412, segniamolo, e ivi si infrange, quindi si spezza sullo scudo, però l'asta spezzata attraversa i precordi col legno spezzato, attraversa il cuore, gli si infila e si muore. Quello rotola gelido, quello muore, Virgilio dice, quello gelido, vomitando rotola, vomitando dal petto un caldo fiocco e batte i fianchi in lunghi singulti. Cioè muore faticosamente perché è stato colpito, non è che muore il colpo. Scrutano intorno. E un bardanzito, ecco, inizio a scagliare una lancia dalla sommità dell'orecchio, ne scaglia un'altra. Qui era buio e non riesco a capire dove arrivano questi colpi, perché quello lì è stato infilato e così da nulla. E mentre si affannano, l'asta attraversa le tempie di Tago, 418, qui, sì, lo so, che infatti fa proprio schifo, stridendo, e tiepida rimase nel cervello trafitto, proprio una cosa terribile, abbiamo visto che è veramente capace di fare queste scene, horror, esattamente, allora, in furia atroce volcente, cioè
sconcerta, che è il comandante, vede che due sono stati presi e non si riesce a capire niente. Non scorge in nessun luogo l'autore del colpo, né dove possa scagliarsi il rabbioso. E allora cosa fa? Ma tu intanto mi pagherai con caldo sangue la pena di entrambi, disse, e strugata la spada si gettò su Euriano. Quindi prende la spada e dice, intanto io ammazzo te. E grida. Allora sconvolto e impazzito, Niso grida, non seppe celarsi più a lungo nelle tenebre e sopportare un tale dolore. Io, sono io che ho colpito, rivolgente contro di me il ferro runto di l'insidia mia. Costui non osò, non poté nulla. L'attestino il cielo e le consapevoli stelle. Soltanto amo troppo lo sventurato amico. L'unico suo guaio è che è stato troppo amico mio e è venuto con me. Così diceva. Ma la spada, vibrata con violenza, trafisse il costato e ruppe il candido petto a Euriano. Quindi arriva la spada di Volcente e squarcia. E quindi si impazzisce, inizia a lanciare lanci. Aspetta, avviene tutto in un attimo. Così diceva. No, già detto. Euriano cade riverso nella morte, il sangue scorre per le belle membra, il capo si adagia reclino sulla spalla, come un fiore purpureo quando reciso dall'arato l'anguisce morendo, come un papavero quando viene tagliato sul bordo di un campo di grano, o come i papaveri che chinano il capo sul collo stanco quando la pioggia li oppone. Ma Niso si avventa sul folto e cerca fra tutti il solo Volcente. Contro il solo Volcente si ostina. I nemici addensatisi intorno a lui da tutte le parti lo stringono da presso. Egli incalza ugualmente, ruota la spada fulminea finché non la immerse nella bocca del rutulo urlante, cioè Volcente stava facendo. E io uccido te! E mentre fa a te, gli arriva in bocca la spada di. La spada di morendo tolse la vita al nemico. Ovviamente è stato colpito anche lui da tutti i rutuli che stavano intorno. Allora trafitto si gettò sull'amico esanime e al fine riposò in una placida morte. Qui la cosa sorprendente è come conclude Virgilio. Fortunati entrambi, se possono qualcosa i miei versi, ma in nessun giorno vi sottrarrà la memoria del tempo, finché la casa di Enea abiti l'immobile rupe del Campidoglio e il padre romano abbia l'impero. Dice, fortunati perché io adesso ho raccontato la vostra storia e verrete ricordati per sempre, fino a quando ci saranno romani in Campidoglio. Io devo dire che ho sentito leggere questi versi, tutto questo canto, dai mercati di Traiano, tanti anni fa, quasi 20 anni fa, quando ci fu una lettura pubblica, e vedevamo il Campidoglio, e mi sono venuti i brividi quando si è finito a leggere questo. Beh, effettivamente è vero, siamo ancora qui a leggere le lettere, siamo ancora qui a guardare il Campidoglio, e viene ancora raccontata questa storia, che è diventata una storia famosissima di amicizia talmente forte che si è disposti a rischiare la morte anche per un amico, oltre che di patriottismo, di generosità anche personale. Bene.